A Venaria Reale, per la tappa del Giro d'Italia, c'erano anche i lavoratori di Italia Online che da settimane lottano per il proprio posto di lavoro e che hanno scelto questo evento per far sentire la loro voce. Sono qua per lottare per il mio posto di lavoro e il posto di lavoro di tutti, perché siamo stati licenziati con una procedura di licenziamento collettivo in 400 e trasferiti a Milano, anzi ad Assago, in 200. E chiediamo un po' di giustizia sociale perché è un'azienda che fa utili, è un'azienda che si è spartita in 2 anni quasi 90 milioni e quindi mi sembra che poteva tranquillamente tenere ancora queste persone visto che comunque portano gli utili. Siamo noi che portiamo gli utili all'Italia Online, non viceversa. Il tavolo si è aperto, cioè c'è stato un incontro che si è aperto il 6 di marzo dove l'azienda ha dichiarato questi esuberi. Poi c'è stata una mediazione con il ministro Calenda, mediazione che naturalmente non, per il sindacato è inaccettabile, perché nonostante dicono che da 400 esuberi si è passata a 200 esuberi e la sede di Torino non chiude, sono situazioni inaccettabili. Inaccettabili perché poi l'azienda ha aperto la procedura di licenziamento e quindi noi continuiamo a dire no, no perché l'azienda, come ha detto la collega, fa degli utili. Un'azienda che si sono distribuiti 80 milioni di euro e un'azienda che praticamente mette in difficoltà e in mezzo alla strada 400 famiglie per pure speculazioni finanziarie e nient'altro. Volevo aggiungere solo una cosa, c'è anche l'indotto che fa parte della nostra azienda, quindi le persone licenziate sono molto di più, sono molte di più e il sindacato non firmerà nessun accordo finché c'è solo, anche solo un licenziamento. Questo deve essere chiaro.